Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato a casa, anche se avrei preferito continuare a restare negli Stati Uniti. Spero che vi siate divertiti a guardare le mie stories. Ovviamente ricordatevi di seguirmi su Instagram, così siete sempre al passo con le mie avventure. Ma bando alle ciance, oggi sono qua per presentarvi e aprire ufficialmente le iscrizioni a questo primo weekend in assoluto mai organizzato da Parks and Fun ai Caribe Bay. Se non conoscete Caribe Bay, tranquilli, non c'ero mai stato neanche io fino all'anno scorso. Un parco stupendo, si trova all'Isola di Jesolo. Lascio magari qua sotto o qua sopra delle schede il video dell'anno scorso che ho fatto della mia recensione. Sono rimasto letteralmente a bocca aperta, ma per stringere il più possibile sul discorso quanto è bello Caribe Bay, vi dico solo alcuni numeri. È grande 80.000 metri quadrati, ha circa 2.000 palme, sabbia ovunque, una tematizzazione che mi ha ricordato tantissimo i parchi Disney, in particolare in qualche modo Typhoon Lagoon, un parco acquatico stupendo, e anche Magic Kingdom, perché l'ingresso è alla Magic Kingdom, quindi molto molto bello. Ma ha anche quel signorino che si chiama Capitan Spacemaker, alto 42 metri, ed è lo scivolo più alto d'Europa, e non vedo l'ora di farlo perché l'anno scorso non sono riuscito a farlo. Ma andiamo al programma. Il weekend sarà il 2 e il 3 luglio. Il 2 luglio lo passeremo interamente all'interno di Caribe Bay, ma quest'anno c'è una novità. Hanno anche loro aperto, come va ultimamente così di moda anche nei parchi acquatici italiani, queste aree VIP con dei servizi extra. A Caribe Bay si chiama Cabana Privé e è veramente stupendo. Io ho solo qualche render che vi lascio nell'articolo che trovate qua sotto in descrizione, che sarà anche l'articolo che vi permetterà poi di prenotare il vostro posto. Quindi avremo le solite cose che troviamo anche da altre parti. Prima di tutto una piscina privata con tanto di cascata, una piscina, poi è un idromassaggio con tanto di cascata. Poi ci saranno le nostre aree dedicate, quindi potremo accedervi solo noi, non potrà entrare nessun altro, e per questo raduno l'ho prenotata tutta, quindi saremo solo esclusivamente noi in quest'area VIP. Ci sarà l'aperitivo di benvenuto, il frigo bar, anche della frutta oltre all'aperitivo di benvenuto, il wifi gratuito, preso USB, le solite cose che troviamo mai da altre parti. Ma in aggiunta, secondo me è veramente la cosa che fa il plus di questa area privé, avremo il saltafila che possiamo utilizzare sulle maggiori scivoli di tutto Caribe Bay. Sarà un sabato di luglio, sicuramente ci sarà tanta gente, e questo sarà veramente un plus che in quella giornata avremo solo noi. Finita la giornata intera che passeremo al Caribe Bay, andremo veramente quasi a piedi, perché a 1,5 km ci sarà il nostro hotel 4 stelle dove alloggeremo per quella notte. Avremo anche la cena in hotel, quindi non dobbiamo muoverci più di tanto. Una volta finita la cena, se ne abbiamo ancora le forze, andiamo a farci un giro per la città, magari un gelatino, oppure facciamo serata in qualche locale del lungomare. L'indomani, domenica 3 luglio, compreso nel pacchetto, avremo anche il trasferimento con i mezzi pubblici a Venezia. Io ho tantissimi anni che non vado a Venezia, quindi sono molto molto curioso di tornarci per farci un giro così in allegria e in spensieratezza nella mitica città che tutti ci invidiano al mondo e anche ci copiano, perché ovunque vai, bene o male, un pezzo di Venezia lo trovi anche in qualche parco in giro del mondo. Vedi Epcot, che c'è veramente una piccola gondola anche, ma questo lasciamo stare. E finita la giornata a Venezia, poi siete liberi di tornare a casa. Quanto costa e tutte le altre cose che ho detto lo troverete qua sotto nel link in descrizione. Ci sono solo 20 posti perché l'area è piccola, anzi l'area sarebbe da 16, ma me la sono fatta allargare a 20 perché sono sicuro che prenoterete in massa questo weekend a luglio a Caribe Bay. Sono molto molto entusiasta perché ne ho già parlato con i miei fedelissimi e so che qualcuno, appena pubblicherò questo video e il post, i posti inizieranno veramente a scendere molto velocemente, quindi datevi una mossa. Solo 20 posti, 2-3 luglio al Caribe Bay, il primo raduno mai organizzato da Parks and Fun proprio al parco acquatico, che ha vinto un sacco di premi, però poi avremo tempo di parlare di queste cose. Ciao ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.